Volevo raccontarvi una storia molto importante di cui anche voi avete sicuramente già sentito parlare. La nascita di un bambino, si sa, è sempre accompagnata da grande gioia, almeno normalmente così. Purtroppo un mese fa a Foggia è nato un bambino, Davide, e subito alla gioia della nascita si è sostituito il dolore dei suoi genitori, il dolore perché Davide ha una grave malattia che sta compromettendo la sua vita. E qui con noi c'è il papà di Davide, c'è Massimo Marasco. Buongiorno, benvenuto Massimo, grazie di aver affrontato non solo il viaggio ma anche insomma l'impegno di raccontare questa vicenda così intima, così personale. Insieme a Massimo Marasco c'è anche l'avvocato, perché la storia è finita sui giornali, è finita in tribunale, dopo affrontiamo anche il caso insieme all'avvocato, e credo ci sia pure la mamma in collegamento telefonico, sì. La sentiamo tra pochissimi minuti. Facciamo un piccolo riepilogo, vediamo scorrere sul video wall i titoli del giornale che hanno fatto tanto parlare di Davide. Cos'è successo a questo bambino? È successo, Davide nasce il 28 aprile e i medici dopo un po' di giorni riscontrano una, si chiama la sindrome di Potter, una malattia che dicono non sia compatibile con la vita. E noi anche abbiamo chiesto all'inizio di... Aveva mai sentito parlare di questa malattia, la sindrome di Potter? No, mai. Sapeva cos'era? No. E quando sua moglie era incinta, ci sono state delle avvisaglie di una gravidanza complicata oppure una scoperta che avete fatto sotto la nascita, solo alla nascita? Della sindrome del bambino è stato scoperto solo dopo la nascita. Durante la gravidanza, al quarto mese, quinto mese, si è scoperto che non c'era liquido amniotico. Però poi abbiamo fatto, diciamo, accertamenti da specialisti, perché si supponeva che ci fosse una mancanza di reni. Il ginecologo che teneva sotto cura mia moglie aveva già sospettato. Sospettato, sì. Però gli organi non si vedevano bene proprio a causa della mancanza del liquido amniotico. E allora ci siamo rivolti a un luminario. In questo momento Davide si trova all'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Come sta Davide? Diciamo che adesso la situazione, come dicono i dottori, è migliorata, è stabile, respira autonomamente, con un filino, diciamo, di ossigeno. Si nutre? Come si nutre? Con un sondino nasogastrico, ci passano il latte. E quanto pesa? L'ultima volta era 2,30 kg. L'ultima volta che abbiamo visto la... È ancora, diciamo, molto piccolo. Piccolino, sì, infatti i dottori dicono che adesso dovrebbe crescere, prendere peso. Ma i medici che cosa vi dicono di fare? Vi dicono di sperare, vi chiedono di mollare? Com'è stato il rapporto con i medici? Perché poi qui si accende il caso. Sì, all'inizio, diciamo, proprio quando è nato Davide, i dottori ci hanno addirittura anche dato degli egoisti, per non dovevamo accanirci di salvare il bambino perché era appunto non competente alla vita. Poi il bambino è riuscito a superare il problema respiratorio, respirava autonomamente, hanno detto che giuridicamente il bambino poteva essere trasportato. Quindi spostato in una struttura che potesse dare... In una struttura idonea, sì. Sì, esatto. Noi abbiamo chiesto un po' di tempo per decidere... Per consultarsi anche con sua moglie, no? Immagino. Sì, sì, sì. Consultare mia moglie e consultare anche lo specialista del bambino Gesù, perché volevano trasferirlo a Roma. Quindi avete voluto ascoltare altri specialisti. Sì, e poi a un certo punto che cosa è successo? Perché qui scatta qualcosa che voi assolutamente non vi aspettavate. Sì, che si sono rivolti al Tribunale dei Minori e hanno detto che non lo so, noi non abbiamo dato il consenso di trasferimento del bambino. Cioè, questo in 24 ore, allora eravate in ospedale, avete chiesto tempo per capire un attimo la situazione, nel momento in cui vi stavate consultando tra di voi, sì, sì, tornate in ospedale il giorno dopo e... No, il giorno dopo, è successo tutta la... Noi alle 17:30 del venerdì, non mi ricordo adesso preciso il giorno, siamo scesi dall'ospedale, dalla maternità di Foggia, e siamo tornati a casa alle 11:30, sempre di sera più o meno, arrivano i carabinieri a casa. Addirittura i carabinieri a casa? Sì.
a dire cosa vi hanno comunicato? Mi hanno fatto fare una dichiarazione in caserma di tutto quello che era accaduto, perché si erano rivolti al tribunale. Il tribunale penso che abbia allora, comunicato... A questo punto vorrei un attimo sentire anche quello che ci spiega meglio l'avvocato Vaira. Che vuol dire togliere la potestà genitoriale? La potestà dei genitori è quell'insieme di diritti e di doveri che legano i genitori al proprio bambino e riguardano naturalmente la cura, l'istruzione, l'educazione, il sostentamento. Sospendere, come ha fatto il tribunale, la potestà ai genitori significa nominare un tutore per prendere determinate scelte rilevanti per la vita e per la cura del bambino a un'altra persona. Presupposti per revocare la potestà genitoriale a questi genitori, alla famiglia Marasco? Il tribunale ha deciso sulla base di una segnalazione inesatta, incompleta da parte dei medici di Foggia. Frettolosa forse anche. No, la decisione è stata necessariamente urgente più che frettolosa da parte del tribunale sulla base di un dato che non corrispondeva perfettamente al vero, perché i genitori non avevano negato il trasferimento, avevano semplicemente chiesto del tempo per decidere insieme ad altri medici specialisti del caso su ciò che era più opportuno nell'interesse di Davide. I medici di Foggia, comprensibilmente considerati i dati clinici, hanno ritenuto di accelerare i tempi e di investire della decisione il tribunale per i minorenni. Quindi hanno scavalcato, i genitori hanno preso una decisione al posto loro pensando di fare del bene al bambino. Naturalmente in assoluta buona fede hanno preso la decisione che in quel momento ritenevano più opportuna. Compromettendo però anche, come dire, lo stato emotivo dei genitori che insomma già non stavano vivendo un periodo felice e tranquillo. Vorrei sentire la mamma, Maria Rita. Maria Rita, buongiorno. Buongiorno. È al telefono da Foggia perché lì lei si sta occupando degli altri due figli che ha, no? Sì, ho altri due bambini, quindi... Quanti anni hanno? Prego? Quanti anni hanno gli altri figli? E il maschietto 6 anni e mezzo, la femminuccia 16 mesi. Quindi insomma c'è un bel da fare anche con loro, posso immaginare. Parecchio. Sì, sì. Io provo insomma a tirar fuori qualche sensazione, qualche emozione, perché una famiglia che comunque deve andare avanti, due figli di cui continuare ad occuparsi, nello stesso tempo dall'altra parte l'impossibilità invece di potersi occupare di Davide perché vi hanno tolto per qualche giorno la potestà genitoriale. Cosa ha sentito? Cosa ha provato? Si è arrabbiata? Sì, la prima reazione sicuramente è stata una forte rabbia, perché è stato tutto così all'improvviso e noi sinceramente non ce l'aspettavamo, anche perché quindi avevamo parlato con il dottore della neonatologia di Foggia e quindi lui stava aspettando che nel giro di qualche ora saremmo andati a firmare il consenso per il trasferimento di Davide. Certo. E quindi eravamo tranquilli sotto questo aspetto e all'improvviso poi è successo che ci hanno tolto la patria potestà e quindi è stata tutta una cosa veloce. Sicuramente c'è stato un senso di forte rabbia, anche perché in quel momento pensi che una persona estranea a te debba decidere per la vita di tuo figlio. Certo. E torno un attimo all'avvocato. Quanti giorni è stata sospesa la potestà genitoriale e poi come avete fatto a... Poco più di una settimana, giusto il tempo... Anche troppo per un genitore. Certo, però relativamente ai tempi della giustizia sono tempi molto celeri, quelli necessari a svolgere un'istruttoria minima per poter accertare che i genitori erano assolutamente interessati al proprio figlio e erano assolutamente in linea con la volontà di salvarlo. Voglio chiedere ancora una cosa al papà. Che speranze ci sono per Davide? Avete... idea per un suo futuro, cosa vi dicono i medici? I medici ci credono come ci crediamo anche noi, però bisogna dire che però anche in passato non ci sono casi di bambini nati con la sindrome di Potter che abbiano superato i 18 mesi. Sì, non sono arrivati a trapianto, non sono... Però non è mai detto. Non è mai detto, noi ci auguriamo anche... La vita è sorprendente, vero signora Maria Rita? Noi ce l'auguriamo sinceramente. Anche quindi noi. Ci fa piacere che Davide continua a lottare, vorremmo avere ogni giorno sempre buone notizie. Grazie, noi facciamo il tifo per il piccolo Davide, in bocca grazie al lupo. Mille. E insomma tanto, tanto coraggio e soprattutto insomma di restare sempre uniti in queste situazioni di difficoltà. Grazie. Grazie mille, buongiorno.